conosci bene. Ma io aggiungerei una cosa. Aggiungila, aggiungila. Cioè che hanno impostato un tipo di comicità completamente nuovo. Cioè i motivi fondamentali della comicità all'italiana sono sempre stati l'ignoranza, la fame, poveraccio. E cioè loro riescono a trovare dalle malattie dell'uomo moderno dei motivi di contraddizione che ci fanno ridere, ma è una risata, diciamo, diversa dalla risata che poteva ricavare il comico di un tempo. Cioè ridiamo delle nostre malattie con loro, delle nostre nevrosi. Le nostre nevrosi. Sì, no, più delle volte sono le nostre proprio. Le tue. Infatti noi ci raccontiamo delle cose magari subito dopo che ci sono successe, magari che ci hanno emozionato, ho fatto pensare, al momento ridendo come dei pazzi, perché rivediamo quello là che poi saremo noi. Sì, che si preoccupa delle stupidaggini. Come diceva giustamente lui, è tratta dalla vita di tutti i giorni, dai personaggi che incontriamo nei bar. E soprattutto dai discorsi che sentiamo fare dagli impiegati, dalla gente che ci circonda, insomma. Io penso che la nostra comicità sia soprattutto una comicità di linguaggio, più che di battuta, più che una comicità di smorfia o di fisico. Sono perfettamente d'accordo con te. Oh, Enzo Iannacci. Enzo Iannacci. Sì. Cioè Enzo che oltretutto, oltre che essere un vostro vecchio e carissimo amico, è un mio carissimo amico, ha avuto una parte determinata nella vostra storia, proprio direi, no? Quindi mi sembra che non potesse mancare, insomma, non è il caso che manchi assolutamente nella nostra rassegna un pezzo con Enzo Iannacci. Allora facciamo quella cosa divertentissima che è il Carrete, la ricordate? Sì, la ricordate bene, dove tu suoni... Io suono la chitarra flamenca. Suoni tu? Sì. Sei bravissimo. Sì. Proprio un flamenco, direi, io quasi... Io sono un bravissimo chitarrista, anzi, lo voglio dire... Ah, lo vuoi dire davanti a tutti che si sappia? Sì, che si sappia che io sono un bravissimo chitarrista. Cioè... Si sa, come fa a saperlo? È risaputo. Diciamo. È risaputo. Tu invece fai... Adesso vediamo perché non mi ricordo più. E c'è Iannacci che balla. Il nostro saltimbanco, amico. Il nostro professore medico-chirurgo che balla. Sì. Vediamo.